Il mio nome da pittore o quello che ha, insomma, anche se così come mi firmo, a parte che non firmo mai quadri, ma vabbè. Comunque sarebbe Nuvola. Mi piacciono perché mi piace compararle alle persone, paragonarle alle persone. Siamo un po' delle nuvole che si allargano, si restringono e sono fatte di niente, come noi, ma non in maniera brutta ovviamente, sembra brutta come cosa da dire, ma per il fatto che secondo me le persone, 99% di quello di cui sono fatte sono pensieri, emozioni, sensazioni e quindi sono cose invisibili. Diciamo che il concetto di nuvola mi arriva anche dalla poetica dello Zingaro che avevo fino a poco tempo fa, che appunto avendo viaggiato tanto, l'idea di conoscere tanti posti, tante persone, capire tutto ciò che mi stava intorno nel viaggio e poi lasciarlo lì e apprendere il più possibile è una cosa che mi interessava molto e secondo me si aggancia bene al discorso di nuvola, perché anche lì la nuvola viaggia tanto, passa sopra tanti luoghi, tante persone ed è come se vedesse un po' tutto, no? Diciamo che la pittura mi aiuta molto a tenere dentro di me quel bambino piccolo che voglio tenere, quella parte di emozione, di istinto che insomma è importante, che voglio tenere dentro di me e ho trovato questo modo tramite la pittura di tenerlo dentro e di farlo parlare, di far vedere quello che pensa, quello che vede. Tornando nello studio, nella mia camera, usandolo come studio, ho avuto la possibilità di ritornare piccolo, di guardare le videocassette, di trovare i vecchi VHS, così usare anche lì le copertine dei VHS. È come se fosse un po' di fianco a me, sempre quel bambino di 5 anni che mi aiuta a capire veramente come voglio far vedere le cose, no? E come voglio vedere le cose. Tatuato su di me i disegni di quando ero più piccolo, magari che continuo a utilizzare. Sono tatuaggi che ho fatto in pochissimo tempo, fatti da una persona che non sapeva tatuare. Quindi un periodo molto particolare della mia vita, quando ero a Oslo, un inverno veramente freddo, di introspettività pesante. Sì, è stato come per ricordarmi chi sono. Ero da un anno a Oslo e sono arrivato a Oslo per fare una mostra e poi c'erano dei miei amici che avevano un ristorante e anche lì mi ero ripromesso che non avrei mai più lavorato in un ristorante, però ero senza soldi, quindi ho ricominciato a lavorare ed era una cosa che mi prendeva ogni giorno e mi stava un po' prendendo tutta la creatività. Questa cosa dei tatuaggi è stata proprio una specie di performance su di me che mi sono fatto fare per come buttare via tutte le cose che non andavano bene e segnarmi quello che volevo, quello che secondo me ero e quello che volevo continuare a essere. Questo è un momento molto importante a livello di far vedere quello che ho creato. Cioè, adesso ho in programma alcune mostre qua in Italia che sono importanti. Ho trovato anche dei posti importanti cui farle, quindi è un buon segnale, no? Vuol dire che sto lavorando bene. La prossima è il 29 aprile al Castello di Spezzano. Si chiama Visioni di Nuvola. Fa parte di una biennale che è iniziata quest'anno e si chiama Maggio delle Vedute. Farà vedere un po' tutto il mio percorso pittorico da quando ho iniziato fino adesso, l'ultimo anno in particolare, ma diciamo sono riuscito a raccattare opere da quando ho iniziato a dipingere, quindi sarà una bella prova per me anche per vedere sui muri una storia che mi racconta, per capire appunto proprio bene a che punto sono arrivato. Sabato 29 c'è il vernissaggio alle 7 di sera
se volete venire tutti invitati ovviamente. Aperitivo ci penso io, però me lo dovete dire. A parte che è un'ala di un castello, quindi è veramente uno spazio grande, ci saranno una settantina, un'ottantina di opere mie, paragonate anche a tutti gli oggetti che ho utilizzato per fare questi quadri, ci sarà qualche scultura, quindi è proprio un checkpoint molto importante, è come un punto di arrivo, però dalla quale deve iniziare subito qualcos'altro. Prende tutti gli artisti che mi hanno influenzato, dai quali ho provato a prendere qualcosa, riprende tutti i posti sui quali questa nuvola è passata, si parla della Spagna, di Parigi, parla dell'Inghilterra, parla di Oslo, parla della Germania, parla di Roma, parla di Milano, parla di Bologna, parla di tutti i posti dove sono stato, parla delle persone che ho incontrato, e infatti è un po' come far vedere appunto la mia vita tramite questi quadri, tutto il mio percorso, e, insomma, può essere interessante, cioè sicuramente a me interessa. Verrà fuori qualcosa di molto bello, che porterà l'inizio di qualcosa di nuovo e che non so ancora, ma penso che sia un salto di qualità che è importante, speriamo.